a tutti e benvenuti in un nuovo mukbang. In questo mukbang mangeremo una cosa super semplice, cioè il burger. Questo qua è di Progis, anzi ve lo faccio subito vedere quale ho scelto per questa sera, ma ho scelto questo qui che è il vegan burger alla soia con le lenticchie rosse, questo, e questo era l'unico che non avevo ancora assaggiato, quindi lo proveremo proprio insieme. Infatti ce n'è un altro, mentre gli altri li ho provati tutti. Infatti magari vi racconto anche come mi sono trovata con gli altri, che l'altro è al pomodoro e basilico con seitan, e poi quest'altro è con patate dolci e ceci, questo. E poi vi parlerò anche dei vari piatti pronti, insomma delle cose che ho provato appunto in questo mese, così vi so dare un'idea. Allora, prima che diventa tutto freddo, io direi di iniziare. Naturalmente mi ero dimenticata la cosa fondamentale, cioè la forchetta, che guardate quanto è carina, cioè bellissima. Ci ho portato proprio la bottiglietta d'acqua, ragazzi. Ho dato una botta ai capelli, cioè prima li avevo fatti molto meglio, però li dovrei lavare. Allora, assaggiamo. Io più o meno, diciamo che ho assaggiato gli altri, quindi so più o meno il gusto. Buoni. Anche i fagiolini sono molto buoni. Il pane pure. Questo qua delle lenticchie è veramente buono. Comunque, vi volevo dire che prima di tutto volevo fare una sorta di classifica tra questi tre burger per farvi sapere più o meno qual è il mio preferito. Quindi ho provato questo qui, questi tre. Il mio preferito è questo qua, mi è piaciuto particolarmente questo con le patate dolci, mi è piaciuto molto, quindi se vi devo consigliare uno dei tre, però questo dipende un pochettino dai gusti, se vi piacciono le patate dolci, se vi piacciono i ceci, a me è piaciuto più questo in particolare. Sono piaciuti anche gli altri due, adesso che ho assaggiato anche questo, sicuramente questo diventa nella top 3, diventa il secondo. E l'ultimo, quello che mi è piaciuto di meno, ma mi è piaciuto anche questo, è quello lì al pomodoro e basilico. È buono, però forse ha un gusto un pochino più forte rispetto agli altri due. Anche questo c'ha, soprattutto rispetto a questo qui con le patate dolci, che mi è piaciuto in particolare. E anche questo qua comunque con le lenticchie rosse è molto buono. Poi la cosa bella è che se la sera magari non avete voglia, e siete vegetariani magari, e non avete voglia di preparare, avete una cosa che fate in 30 secondi, per questo lo dovete scaldare in padella in pochissimo tempo e lo mangiate al volo. Comunque oggi ragazzi ho fatto una spesa gigante, cioè ho speso quasi 200 euro di spesa. Perché ho detto meglio fare una spesa grande, cercando per esempio cose fresche, ne ho prese di meno, magari le verdure le ho prese congelate, per evitare proprio che si rovinino le cose, quindi che posso mantenere la spesa per un po' più di tempo. Perché io non so voi, a me prende un'ansia quando devo andare a fare la spesa, perché oggi comunque non ho trovato chissà che fila. Le altre volte l'ho fatta online, mi sono trovata bene, solo che quella che ho fatto, l'unica che ho fatto, l'ho fatta con Prime di Amazon, e solamente c'erano talmente tante persone nello stesso momento che era difficile stare sul sito perché crashava di continuo, e inoltre avevo un carrello con non so, forse 51 cose, una cosa del genere. E mi sono trovata molti prodotti in meno perché nel frattempo c'erano altri che ordinavano e quindi mi toglievano dal mio carrello praticamente. Intanto di là Rebecca stasera sta scoprendo Disney Plus, perché adesso c'è anche questa piattaforma. E visto che ci sono 7 giorni gratis, ho detto vabbè, lo proviamo, vediamo che c'è, se c'è qualcosa di carino.
e vediamo un attimo. E ci sono tante cose carine, tanti cartoni anche del passato che magari mi piacerebbe rivedere, o dei film interessanti. Per esempio c'è Star Wars, che fai? Non riguardi tutto Star Wars, per forza. Questi fagiolini sono proprio buoni, sono congelati, appunto perché non ho voluto prendere freschi, per paura insomma di non... Li potevo anche prendere freschi e poi congelarli io, però ho detto vabbè. Prima di tutto al reparto della verdura era pieno di gente, quindi per evitare di stare tutti insieme ho cercato di evitare quel punto e ho preso al volo dove potevo, per esempio le fragole, sono riuscita a prendere delle cose proprio al volo, però le altre cose sono scappata via perché era stava proprio all'entrata e quindi poi dopo entrava qualcun altro, perché stavano in fila, quindi entrava qualcun altro, igienizzavano il carrello, quindi era una persona in più in quel reparto e eravamo troppo appiccicati. Mi dispiace. Quindi stasera sicuramente vedremo magari un film di Disney, vediamo, c'è Aladdin, c'è Alice nel Paese delle Meraviglie, ce ne sono tantissimi. Mary Poppins, per esempio, il film, cioè quello che hanno fatto dopo, non quello originale, insomma, quello nuovo. Non l'ho mai visto. E calcolate che a me piaceva tantissimo Mary Poppins, cioè lo vedevo tutte le volte che stavo male a casa con mamma. Questo è buono, sapete? Adesso mi sta venendo il dubbio, forse preferisco questo di questo, sapete? Forse mi piace più questo qua con le lenticchie rosse che questo con le patate dolci, quindi forse l'ho superato. Buono. C'è una fame, ragazzi. Quindi oggi Rebecca era contentissima perché il frigo strapieno, freezer strapieno, tutto. Perché fino all'ultimo ho cercato di inventarmi qualcosa, fare delle ricette anche per i dolci, per il pane, ho provato, se avete visto comunque, non so se è già uscito quel vlog, comunque ho fatto anche il pane, ho provato un po' ad arrangiarmi per cercare di evitare di andare al supermercato, oggi mi è toccato, però ho fatto una bella bella spesa, eh. Poi invece... Di quegli altri piatti pronti che basta mettere al microonde e insomma c'è primo e contorno, diciamo. Quelli che avevo provato erano questo qua messicano, questo marocchino che era col couscous e questo indiano. Tra questi tre, il mio preferito in assoluto è questo indiano, mi è piaciuto tantissimo. Questo lo riprenderò perché mi è piaciuto davvero tanto. Comunque in 7 minuti si cuociono ed è perfetto. E sono veramente validi, cioè questo mi è piaciuto tantissimo. Poi mi è piaciuto questi qua più o meno a pari merito, quello lì marocchino col couscous e quello messicano. Forse no, forse quello messicano di più. Quindi se dovete scegliere, almeno a mio gusto, quello indiano assolutamente mi è piaciuto tantissimo. Quello messicano dopo e quello marocchino per ultimo. Anche se insomma sono buoni tutti e tre, mi sono piaciuti. Poi veramente sono super comodi da portare magari veramente al lavoro, cioè io farò scorta sicuramente. Buono, buono. Comunque oggi per fare la spesa mi sono tutta attrezzata, mi sono messa la mascherina, mi sono messa i guanti, ho portato tutte le salviettine igienizzanti, ho portato il gel igienizzante per se mi serviva,
E poi praticamente ho fatto una spesa talmente grossa, mi sono trovata poi alla cassa, che ero con tutta questa roba da sola, perché poi deve andare un componente solo del nucleo familiare, quindi con nessuno mi aiutava, non riuscivo ad aprire praticamente le buste per imbustare, perché avevo i guanti miei e in più ti fanno mettere gli altri guanti loro, e quindi non riuscivo ad aprire queste buste, cioè mi veniva troppo da ridere con la cassiera e mi guardava. Quindi alla fine che ho fatto? Non ho imbustato più, ho messo tutto direttamente dentro al carrello, ho fatto prima, e poi quando sono uscita, sono arrivata alla macchina, ho imbustato lì, e che mi sono tolta almeno un guanto, quelli lì superiori, loro me li sono tolti, e sono riuscita ad aprire le buste, poi con calma sono riuscita a mettere tutte le cose in macchina, perché erano talmente tante che non ce l'avrei fatta se no. L'unica cosa è che quando sono uscita per fare la spesa mi sono resa conto che la gente forse non ha capito che deve stare a casa, perché molti stavano col bar chiuso, ma fuori il bar davanti al muretto a chiacchierare, ma erano persone poi anziane. Cioè stavano lì al muretto, chiacchieravano come se nulla fosse, con la mascherina non messa, cioè ce l'avevano, però messa sotto il mento, cioè che serve? E quindi, cioè, sono rimasta stupida, ho visto veramente tantissima gente, però non ho visto il posto di blocco, forse perché è un po' in periferia, diciamo. E quindi, boh, forse lo fanno solamente, che ne so, se prendete delle strade principali, non lo so. Pure i fagiolini non sono niente male, anche il sughettino. Comunque ragazzi, dobbiamo continuare a stare a casa così riusciamo, diciamo, in meno tempo a riottenere tutto quello che adesso non abbiamo, cioè poter uscire, andare magari a fare una passeggiata, andare a mangiare fuori, ai centri commerciali, tutte queste cose qua, però dipende molto da noi, quindi è importante. Io non so se ci avete fatto caso, ma ho iniziato a pubblicare, almeno ci ho provato, ho pubblicato più video già a oggi, ho visto che comunque ne ho pubblicati di più e spero che insomma vi piacciono. Sto cercando di non farli troppo lunghi, perché magari tutti i giorni, cioè o così spesso, dopo non riuscite a vederli, perché se sono tutti lunghi, che ne so, c'è cioè chi li fa di un'ora, tutti i giorni video di un'ora, è un po' proibitivo. Stavo sporcando. Un'altra cosa che sto cercando di fare spesso è comunque truccarmi un pochettino, perché avevo perso un po' l'abitudine col fatto che uno sta a casa, poi alla fine resta in pigiama e struccato. Invece no, bisogna un attimino, magari mi preparo il cambio già la sera, così lo vedo che è pronto lì e quindi mi sforza, mi dà diciamo una spinta in più per sistemarmi, quindi magari mi vesto, cerco di truccarmi, magari non mi trucco tutti i giorni, vi dico la verità, perché certe volte non mi va, però cerco di farlo ogni tanto, anche perché fa bene un pochettino all'umore, perché sennò ci vediamo sempre tutte struccate, tutte così. Prendiamo gli ultimi fagiolini. Poi chiediamo all'assistente Rebecca che cosa vuole vedere stasera. Che cartone ti vedi stasera? Ah, Rebecca stasera ha deciso che si vede la serie di Violetta. Io ancora non ho deciso, non vi posso neanche far votare perché non è una live,
Infatti è interessante fare live, però sono sicura che io farò un sacco di figuracce perché io devo tagliare tantissimo i video perché sbaglio di continuo, quindi non so se sono capace a fare una live. Facciamo pure la scarpetta, che fai? Comunque ragazzi, un altro prodotto che poi vi ho fatto vedere, che ho provato comunque in questo mese, sono questi gelati qua, che la prossima volta magari proverò al cioccolato perché mi incuriosiscono tantissimo, ci sono più gusti. Questo era vaniglia e caramello salato e sono veramente buoni, mi sono piaciuti tanto. E, come gusto, insomma, hanno comunque il 73% in meno di zuccheri, quindi questa è una cosa super buona. E comunque all'interno ce ne sono 4, mi pare. Vediamo se non dico una cavolata. Sì, ce ne sono 4 gelati qua all'interno. E vi ricordo che se utilizzate il mio codice sconto, che è Yuna, quindi è semplicissimo, potete acquistare con il 10% di sconto, quindi magari ve lo scrivo anche qui da qualche parte, ve lo scrivo sempre perché vi può tornare utile. Comunque lascio tutti i link sotto, così cerco di aiutarvi se volete vedere un prodotto in particolare. Quindi devo dire che mi sono trovata davvero bene con questi prodotti, mi sono piaciuti tantissimo e niente, quindi vi ho fatto un po' una classifica generale, così potete un pochettino scegliere se vi va. In descrizione trovate tutti i link diretti per andare a vedere tutte le cose che ho provato io questo mese e per andare direttamente al sito, così potete andare a dare un'occhiata perché fanno ogni volta promozioni interessanti. E niente ragazzi, ragazzi, come vedete io ho spazzolato tutto, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto sia il burger ma anche i fagiolini, veramente sono venuti buoni, li ho cotti a vapore, sono venuti ottimi. Spero che questo mukbang vi sia piaciuto. Io questa sera, come sapete, vado a vedere qualcosa su Disney Plus, anche Rebecca. Fatemi sapere se magari avete provato qualche prodotto di Prozis e se avete anche voi attivato Disney Plus, così magari ci scambiamo qualche consiglio su cose da vedere perché oggi è la prima sera, quindi andrò a curiosare sull'app per vedere che cosa c'è, quindi vi aggiornerò sicuramente su qualche vlog. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, come al solito, non dimenticate di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale, di seguirmi sulla pagina Facebook, la pagina Instagram che trovate in sovraimpressione o comunque in descrizione. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi!